Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Non mi stancherò di ribadirlo. La situazione tragica in cui, a causa della diffusione pandemica del coronavirus, versano l'Italia e sempre più visibilmente il resto del mondo è davvero rivelativa. È rivelativa, se non altro, di alcuni aspetti che fino ad oggi erano rimasti, per così dire, sotto traccia e che adesso prorompono in superficie con incontenibile evidenza. Intanto, come si è già in altra occasione rammemorato, è emersa la reale essenza dell'Unione Europea come ostacolo e non già come sostegno per i popoli europei in difficoltà. L'ha ammesso perfino il presidente Mattarella, di solito molto mite e in questo caso particolarmente teso. L'Unione Europea ostacola l'Italia, addirittura rischia di affondarla. Si ricordino le irresponsabili parole di Christine Lagarde di qualche giorno addietro. Affiora poi con limpido profilo la falsità lampante dello storytelling politicamente corretto ed eticamente corrotto, che da anni viene diffuso a reti unificate dagli araldi dell'ordine global capitalistico, giornalisti, operatori dei media, intellettuali al guinzaglio. Il nuovo ordine mentale di completamento del nuovo ordine mondiale liquido finanziario ci ha per anni raccontato che il privato era la panacea universale e che per converso il pubblico era il male assoluto. Ebbene, è ora lampante che se sopravviveremo a questa catastrofe pandemica sarà grazie al pubblico, grazie alla sanità pubblica e a quegli eroi che sono gli infermieri e i medici italiani. Lo storytelling egemonico ci ha ripetuto ad nauseam che il nemico principale era l'asse del male composto dagli stati canaglia, totalitari, comunisti e nemici dei diritti umani. Eppure scopriamo ora che alcuni di quegli stati stanno inviando aiuti all'Italia. La Cina, il Venezuela e Cuba stanno infatti inviando medici, l'ha apertamente ammesso la regione Lombardia. Ma non erano nemici dei diritti umani? Non erano stati canaglia totalitari? In compenso, quello che i monopolisti del discorso celebrano a piè sospinto come il regno della democrazia e dei diritti umani, ossia la monarchia del dollaro, la civiltà dell'hamburger, non sta facendo letteralmente nulla per l'Italia e verosimilmente nemmeno per le fasce deboli della sua stessa popolazione, quelle che senza copertura sanitaria pubblica saranno verosimilmente destinate a morire come le mosche, nel silenzio generale e nel bel mezzo della società opulenta. Peraltro non deve passare sotto silenzio come tanto la Cina quanto l'Iran abbiano ufficialmente, cioè per bocca di esponenti di spicco dei rispettivi governi, avanzato l'ipotesi che il coronavirus possa essere un prodotto made in USA. La verità, che oggi risplende più che mai, è che l'alternativa continua a essere quella tra socialismo o barbarie. È in fondo l'alternativa tra un'umanità socializzata, per riprendere la bella formula di Marx, un'umanità di stati sovrani e solidali tra loro, che si relazionano come fratelli, da una parte, e dall'altra un regno animale dello spirito improntato alla guerra di tutti contro tutti e alla concorrenza universale tra gli stati come tra gli individui. Insomma, l'alternativa secca continua a essere tra socialismo e barbarie, o se preferite, tra socialismo e capitalismo. Radioattività con Diego Fusaro.